stessa energia di un fallout atomico di due bombe nucleari. Una cosa impressionante che si sono schiantate contro l'Ungarone. Cosa vuoi trovare dopo due bombe atomiche in una valle chiusa di Tepolin? Ed è vero, cosa vuoi trovare lì? Arriva l'aria, distrugge tutto, poi impatta l'acqua nel greto del Piave e crea un lago profondo circa 60 metri che è rimasto lì per anni. Questo lago chiaramente, questo impatto ha portato con sé un accumulo di detriti e di ciotoli che come una mitragliata sono arrivati su un garone. Finanche quei pochi umani sono salvati per l'impatto d'onda, poi sono morti o per questa mitragliata di sassi o per l'acqua proprio che è arrivata. L'acqua, diciamo, ha dilavato il tutto. Poi parte è andata giù subito verso Venezia, parte è salita verso il Cadore per un paio di chilometri. Però ricordiamoci che è stata l'aria. E qui entra in scena l'Ungarone. I veri morti del Vajont sono quelli che si trovano nudi. Il morto del Vajont non è una morte naturale, è una morte più che violenta. Nudo, si riconoscevano dalle fedi, non da altro. Più delle volte sono stati riconosciuti da questo. O no, è nessuno per cui essere riconosciuti, perché erano morti tutti, paesi, famiglie intere sterminate. Io ricordo sempre questi poveri alpini che sono arrivati la sera stessa o la mattina successiva, scaraventati qui da tutte le parti d'Italia, ragazzi 18, 17, 18, 19 anni, a scavare nel fango, tirare fuori pezzi di cadavere, perché si tratta di brandelli, di corpi straziati. Ci sono delle testimonianze fortissime a riguardo. Immaginiamoci questa distesa di corpi che vengono raccolti dopo 3 giorni, questi poveri alpini anche loro.